L'aeroporto di Pratica di Mare ha un'estensione di circa 830 ettari. Ospita attualmente 21 enti, di cui 14 aeronautici, e è attivo dal 1937 ed è uno dei più grandi di Europa. La posizione strategica, l'alto grado di sicurezza ed altri elementi hanno consentito all'aeroporto militare di Pratica di Mare in provincia di Roma di diventare la base dove arriveranno le scorte dei vaccini in Italia. Noi siamo venuti a vedere le strutture dove verranno stoccate per poi essere distribuite. Dove ci troviamo? Ci troviamo all'Air Terminal Operation Center di Pratica di Mare. Come se fosse un terminal di un aeroporto civile. In questa zona dove ci troviamo adesso è dove viene gestita tutta l'area cargo. Quindi la ricezione e la partenza dei materiali. Questa struttura viene utilizzata quotidianamente per supportare il personale che parte e che torna dalle operazioni all'estero. Potrebbe essere un luogo dove stoccare i vaccini? Sicuramente questo hangar ha una buona capacità di stoccaggio e abbiamo avuto anche già l'esperienza con tutto il materiale che è giunto in aiuto all'Italia nel periodo di marzo-aprile di quest'anno. L'aeroporto di Pratica di Mare metterà a disposizione mezzi, personale, strutture, velivoli della Forza Armata. Tra i vari mezzi che verranno utilizzati per questa operazione c'è un aereo in particolare che trasporterà i vaccini. Questo è il KC-767 del 14° stormo dell'aeronautica militare. Siamo saliti a bordo di questo aereo. La parte centrale è adibita al trasporto di materiali, mentre in fondo possono viaggiare passeggeri. Lo stesso che ha riportato a casa circa 60 italiani che si trovavano a Wuhan all'inizio della pandemia. E è anche il velivolo che viene utilizzato per il trasporto di biocontenimento. Per trasporto in biocontenimento si intende la capacità di trasportare personale in totale sicurezza senza pericolo di contagio. In caso di dover trasportare i vaccini da questo hub ad un altro, quanto ci si impiegherebbe? Con questo tipo di velivoli è possibile raggiungere qualsiasi parte della nostra penisola in 50 minuti o comunque in meno di un'ora. Questa è una grande sicurezza perché arriverebbe subito il vaccino. Sì, sicuramente i tempi sono molto ridotti. Che Natale sarà quello di Pratica di Mare? Sicuramente un Natale in attesa e sicuramente pronti a lavorare.